Buonasera Marina, buonasera ai telespettatori del TG8, Andrea Berardinelli ed io siamo lungo Corso Umberto a Pescara, praticamente semideserto. Sono qui a fornirvi immediatamente i dati del bollettino aggiornato della Regione Abruzzo con tutti i numeri del coronavirus in Abruzzo. Oggi nella nostra regione si sono registrati 199 casi su 9.824 test tra tamponi molecolari e test antigenici, di età compresa tra 1 e 96 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti purtroppo registra 8 nuovi casi e sale a 1.709. Veniamo alle note liete perché sono più 321 i guariti rispetto a ieri, per un totale di 39.844. Gli attualmente positivi in Abruzzo invece sono 13.111, meno 133 rispetto a ieri. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari al 2%, dunque una percentuale inferiore almeno oggi rispetto ai giorni scorsi. Andiamo alla pressione sugli ospedali: 633 pazienti più 11 rispetto a ieri ricoverati in terapia non intensiva, 81 meno 1 rispetto a ieri con 4 ricoveri in nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre 12.397 sono le persone in isolamento domiciliare, meno 143 rispetto al giorno prima. Stavolta è la provincia di Chieti a registrare il maggior numero di casi. I dati, i numeri sono altalenanti. Provincia di Chieti e provincia di Pescara sono quelle che registrano il maggior numero di positività al Covid, non peraltro sono le province inserite in zona rossa. Questo per quanto riguarda il bollettino aggiornato della Regione Abruzzo con i dati del coronavirus. E ora parliamo della scuola, perché da oggi, grazie a un'ordinanza del presidente Marsiglio, inizia la didattica a distanza, scuole chiuse di ogni ordine e grado in tutta la regione, tranne però la scuola dell'infanzia. E questo non è piaciuto soprattutto ai sindacati, che tra l'altro hanno stilato un documento unanime in comune e hanno chiesto un incontro al tavolo competente con domande ben precise rispetto al mondo della scuola. Tra l'altro, a proposito di vaccini, il presidente Marsiglio ha chiesto al governo di allargare la platea dei vaccinati anche ai diciottenni. Allora io direi di ascoltare le dichiarazioni di Carlo Frascari, che è il segretario regionale dello SNALS CONSAL, che parla a nome di tutti i sindacati che hanno sottoscritto questo documento, in cui si parla di scuola, dell'infanzia, di vaccinazioni, ma io cederei la linea a lui, ringraziando te Marina e naturalmente i nostri telespettatori, e poi ti restituisco la linea. Qui ci sono delle ordinanze di sindaci che hanno sopperito a quello che la regione non ha fatto, cioè la chiusura totale delle scuole, lasciando invece aperta la sezione, cioè il settore della scuola dell'infanzia. Noi non siamo d'accordo, perché a questo punto non si capisce perché lasciare solo un segmento, anche se i bambini sono piccoli, non significa che non siano, il virus non circola. Allora diciamo, anche a evitare zone nelle nostre zone rosse, insomma, che ci siano scuole aperte e scuole chiuse, l'intera regione va chiusa l'intero settore scolastico, quindi a cominciare dalla scuola dell'infanzia. Non è una cosa molto complessa, io francamente non riusciamo a comprendere il perché di questa decisione. La seconda questione, secondo me forse anche più importante, è la questione delle vaccinazioni. Allora, premesso che vorremmo maggiore trasparenza sulle procedure, perché non si è capito bene quali siano le precedenze all'interno del settore della scuola, perché la scuola ha bisogno di essere protetta sia negli alunni sia nel personale. Allora, se, e questa è una proposta che faremo al tavolo in maniera abbastanza decisa, se non riusciamo a vaccinare l'intero personale o gran parte di esso, le scuole non potranno essere riaperte in presenza. Non c'è niente da fare, altrimenti ricominceremo con gli stessi problemi. Seconda questione: gli insegnanti sono tutti uguali, cioè nel senso, se un insegnante è di ruolo oppure è stato assunto con il cosiddetto organico Covid, oppure è stato assunto in supplenza, vanno tutti inseriti nelle categorie a rischio e quindi vaccinati, altrimenti ci troveremo di fronte a 20, 25, 15% di persone che non sono vaccinate. Dobbiamo vaccinare tutto il personale della scuola.